Le pigne non mi sono ancora finite. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, le pigne non mi sono ancora finite e quindi io mi sbizzarrisco in creatività legnosa, in creatività fatta di pigne, fatta di natura. Oggi vi farò vedere come trasformare una bruttissima pallina da ping pong in qualcosa di veramente, veramente bellissimo ed elegante, che renda il vostro Natale carico d'atmosfera, ricco di calore, ricco di amore, soprattutto di creatività e di momenti trasformati. Scorsi in famiglia a creare il nostro splendido Natale. Oggi faremo una pallina con le pigne dell'arice. Sicuramente se mi segui su Instagram saprai già cosa sto per fare, vi ho dato già un'anticipazione. Se non mi segui su Instagram, rimedia subito, ti aspetto a braccia aperte. Cerca Arte per te anche su Instagram, pennello bianco su fondo rosso. Troverai la tua famiglia creativa anche sotto forma di foto. Ti aspetto. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ecco l'occorrente per fare la nostra decorazione di Natale con le pigne. Questa volta useremo queste mini pigne tanto tanto carine che ho raccolto nel bosco in una mattina di ottobre. Allora, basta con le romanticherie, più pignette di queste troverete, più avrete possibilità di finire una pallina. Io devo dire che ho raccolto solo queste e non so se ce la farò a finire questa piccola pallina da ping pong che sarà l'anima della nostra sfera di Natale. Dopodiché un po' di laccetto per guarnire con appunto nastrino e fiocchetto. Ci occorreranno anche un paio di forbici e poi ci occorrerà anche qualche rametto. Quindi per assemblare il tutto la nostra mitica pistola con colla a caldo e relativa stecca. Cominciamo subito. Le pigne vanno ovviamente bollite e fatte essiccare al sole. Come prima cosa prendo il laccetto, il cordoncino, lo spago, diciamo così, e lo faccio un nodino abbastanza piatto, tolgo l'eccesso e con la pistola per colla a caldo lo aggancio. Adesso piano piano, partendo dal lato del nodino, andrò ad attaccare tutte le pignette in maniera così verticale. E allora metto la colla sul sederino della pignetta, che se ha il gambo troppo prominente andrà ovviamente appiattito con le forbici, così. Quindi spruzzatina di colla a caldo, faccio allentare un attimo la temperatura, la faccio diventare un po' più fredda, se no fonde la pallina, e vado ad attaccarla così. Proseguo, quindi tolgo il picciolo, il gambo, come si chiamerà per chiamarsi, colla a caldo. La faccio raffreddare leggermente, quindi attacco accanto alla precedente e continuo. Primo giro ultimato, facciamo ben bene essiccare la colla, ci vorranno pochi attimi. Concluso il primo giro, iniziamo con il secondo e quindi piano piano cerchiamo di inserire nelle nostre sfere le nostre pigne al centro, a creare una riga proprio qui centrale. Guardate, da dove c'è il laccetto prendo una pigna, soffio per raffreddare un attimo la colla e applico così. Quindi gliene appiccico un'altra accanto e lascio raffreddare leggermente, e un'altra qui
Più similari di forma saranno le pigne, quantomeno di dimensione, più sferica verrà la vostra pallina. Ma in queste cose molto artigianali, ragazzi, è inutile cercare la precisione. Accontentiamoci del fatto di fare una pallina con pochi centesimi, bella, fine e naturale. Allora, quindi, fatte queste tre palline, adesso mettiamone due, una e due e due, quindi altre quattro. E voilà, la prima mezza sfera è fatta, guardate che bella. Adesso facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Voilà, la sfera è bella e pronta. Adesso prendiamo i nostri rametti e andiamo ad insinuarli di dove c'è qualche buchino e dove quindi si intravede la palla da ping pong, perché a noi queste cose lasciate così non piacciono affatto. Quindi qua e là insinueremo appunto qualche ramettino che poi andremo a potare ben bene una volta finita la pallina. Quindi andiamo a nascondere tutti quei buchini che non possono essere colmati dalle pigne con dei rametti di legno. Una volta colmati tutti i buchini e avendo aggiunto tutti questi ramettini, potiamoli tutti più o meno alla stessa altezza, perché sennò la sfera diventa molto disordinata. Quindi la sfera deve comunque rimanere una sfera, non deve diventare un istrice. A questo punto manca solo un bel fiocchetto e la nostra decorazione è bella e pronta. Quindi prendiamo dell'aceto, arrotoliamolo alle nostre dita, così, prendiamone un altro pezzettino, mettiamolo nel centro e chiudiamo un bel nodino. Stringiamo bene, 1, 2, quindi con questo disavanzo andiamo ad stringere un nodino intorno al fiocco principale, al gancio principale. Altro po' di colla a caldo e adagiamolo in modo che si fissi per sempre. È la nostra bellissima decorazione tutta naturale con le pigne è pronta. Pochi euro per creare qualcosa di sobrio, carino, piacevole, accogliente, caldo ed elegante, che sappia di Natale, che non abbia il sapore dello spreco e del consumismo e che ci abbia fatto passare un bel pomeriggio a creare qualcosa per la nostra casa. Ora vi lascio alle foto e noi poi ci vediamo dopo. Ciao! Christmas tree.
visto che bella la nostra pallina tutta fatta di pigne. Ora ditemi se questa creazione non l'hai già vista in qualche negozio, magari al prezzo di 10-15 euro. Sono tutte creazioni, quelle che stiamo facendo con le pigne, che non costano nulla, ma che se vendute possono costare veramente tanto. È anche una bellissima idea imprenditoriale. Prendete tutto quello che vi sto insegnando e fate i vostri mercatini di Natale con un recupero materiali costo zero, in modo che possiate abbattere un po' i prezzi e possiate guadagnarci il più possibile, perché anche a Natale serve guadagnare. E quindi io spero che questi suggerimenti che vi sto dando per questo Natale possano portare avanti delle piccole idee artigianali che facciano in modo di non dover farvi investire troppo denaro in materiale e che vi facciano avere un ricavo il più possibile netto a vostro favore, naturalmente ripagandovi le spese del vostro lavoro e della vostra creatività. Prendete questi video di Arte per Te non soltanto come dei video per farvi passare dei pomeriggi creativi in famiglia a creare il vostro Natale, che già sarebbe per me un'enorme soddisfazione, ma guardate i canali YouTube che vi insegnano qualcosa anche da un punto di vista imprenditoriale. In questo momento in cui si augura al mondo di avere una vita serena, di avere tutti un lavoro, di avere un tetto sopra la testa, in questi momenti cercate quel guizzo creativo che possa farvi svoltare, anche se leggermente, perché anche una cosina così può portare qualcosa di buono nelle vostre tasche. E quindi sbizzarrite la creatività, mettete in moto la buona fantasia fatta con buoni materiali e investitela anche imprenditorialmente nei vostri mercatini di Natale, o semplicemente anche per fare dei regali e risparmiare dei soldi così, o per creare delle riffe di beneficenza per ricavare qualche soldino per le persone che ne hanno bisogno. Quindi declinate i video di Arte per Te ai mille della creatività e a me regalate però un pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine Facebook. Io ve ne sarò grata. Vi aspetto anche su tutti i miei altri social, Instagram, Facebook e naturalmente i miei altri canali YouTube. Ombretta vi aspetto, su Ombretta ci tengo davvero tanto che veniate, ma ci tengo anche che veniate su Due Cuori Una Cappa, dove si cucina allegramente insieme alla mia famiglia. Bene, non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video ed augurarvi una splendida e semplice preparazione al Natale. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!